Bentornati su Leggendo con Cthulhu, è l'ultimo video del mese e quindi si fa il book haul. E come vedete, c'è un po' di roba. Non l'ho comprata tutta. Iniziamo. Tengo lì quelli più piccoli perché sennò mi si distrugge la libreria, ma iniziamo con quelli voluminosi. Per primo, un fumetto. Batman, il mondo. È una raccolta di vari racconti di Batman in vari stati o continenti. Possiamo avere il libro con ogni storia che è anticipata da in che stato è o città, chi l'ha scritta, chi l'ha disegnata e poi il loro racconto. Sono tutte quante storie che magari possono incuriosire nello scoprire che nemici ci sono, in che città è, come è stata rappresentata e può magari incuriosire anche per chi non è avvezzo al Cavaliere Oscuro vedere certe cose e chiedersi ma questo personaggio tornerà, non c'è, chi è, perché è lì. È un modo per scoprire sia Batman che quanto ha influito nel mondo, visto che per ogni paese c'è un autore di quel paese a scrivere il racconto. È molto bellino, molto interessante, datevi una prova, leggetelo, non delude. Altro. Sabbia bianca di Sanderson. Un fumetto che contiene i 3 volumi usciti finora di questa storia, ed è bello anche il fatto che Sabbia bianca in realtà Sanderson l'ha scritto molto prima di Lantris, è stato uno dei suoi primi lavori, la sua prima bozza, però non l'ha convinto completamente, ha continuato a elaborarlo ma non è mai uscito, non lo convinceva. Un giorno la Dynamite gli ha detto: senti, ma ti va di fare una graphic novel? E lui ha detto: sì, ho anche il libro per voi. E gli ha dato Sabbia bianca perché forse così avrebbe funzionato. E che devo dire, è un fumetto enorme. Gli autori che l'hanno disegnato sono più di uno, quindi ogni tanto si vede un cambio grafico e la storia non è finita, quindi quando lo leggete e lo finite vorrete sapere che cosa succede dopo e quando è che uscirà il quarto? Boh, non lo so, mica viene detto, non si sa. Sul sito non si dice nulla, quindi non lo so. Prossimo. Mi sono appena accorto che molti dei libri che vi sto mostrando sono qui perché le illustrazioni mi hanno attirato. In certi casi sono centrali, in altri sono di più, per esempio qui, nel ciclo dei demoni. So che ci sono dei demoni nel mondo e i protagonisti devono ucciderli. Perché ce l'ho, oltre al fatto che molti di questi mi sono stati regalati, questo ce l'ho perché quando l'ho visto ho detto sembra interessante, poi ho visto le illustrazioni. Niente, metti un mostro, un demone illustrato e la mia anima è tua, il mio portafoglio è tuo, tutto è tuo, dammi quel libro. E abbiamo il ciclo dei demoni. Non so se mi piacerà, non so che cosa c'è dentro, lo scopriremo. So soltanto che è scritto a doppia colonna, quindi sarà una cosa eterna, perché la doppia colonna serve per risparmiare spazio, ma ti fa sentire come se leggere una pagina ci impiegassi un sacco di tempo. Ed è un libro di... quante pagine sono? 1500 pagine a doppia colonna. La lunga! Ah! Prossimo. Quando vi fanno leggere la Divina Commedia alle superiori, a un certo punto vi chiedete: ma perché? Poi capite che ha un'importanza storica, ha una grande importanza politica e sull'italiano, ma tu continui a chiederti: ma perché? E poi escono queste cose. L'inferno di Dante, illustrato da Paolo Barbieri. Niente, io quando ho visto questi disegni dovevo avere questo libro, che è solo disegni, nel senso che tu lo apri e dentro ci sono illustrazioni bellissime, con magari anche l'accenno al canto della Divina Commedia in cui viene nominata la creatura che è illustrata. Questo cosa fa? Ti porta a voler leggere la Divina Commedia per vedere prima come è descritto, come te lo immagini, e poi ti vai a vedere le illustrazioni, oppure vedi le illustrazioni e quando leggi la Divina Commedia ti vedi quelle scene, ti vedi quei mostri con queste illustrazioni di Paolo Barbieri, stupende, anche perché o fa interi gironi, ti rappresenta, oppure ti rappresenta personaggi storici, come sono diventati l'inferno, o demoni, fino ad arrivare all'ultimo, circa ultimo, Lucifero. Lucifero che è rappresentato in una maniera bellissima, evocativa, stupenda, che ti fa capire come Dante, per quanto svenisse, ci ha avuto le palle d'acciaio da vederlo. Ed è un segreto. Dovete leggere questo libro per scoprire come è fatto Lucifero. Merita, è bello da avere, è bello da sfogliare, è bello da guardare. Provatelo. Prossimo. Ok, siamo all'ultimo di quelli grossi ed è un libro che non farò la recensione. Perché?
perché il richiamo di Cthulhu, gioco di ruolo, settima edizione. Ho il manuale che mi insegna a giocarlo bene, ho tutte le regole scritte bene, ultima edizione, con tutte le caratteristiche, non vedo l'ora di vedere quanto somiglia a Dungeons & Dragons e quanto ci si allontana, creare campagne, giocarle, ho i mostri, nuovi mostri che posso vedere e posso collegare con la guida dei mostri lovecraftiani di Peterson. Sono contentissimo, è bellissimo. Non farò una recensione ovviamente, perché che recensione faccio, a meno che non parlo di giochi di ruolo in generale, allora dovrei avere tutti i manuali. Non ho tutti i manuali, quindi richiamo di Cthulhu. Giocatelo, provatelo. È Cthulhu. E ora passiamo ai libri un po' più leggeri. Leggeri nel senso che è più facile portarli in giro, non che sono leggeri di contenuto. Per esempio questo, Cadavere squisito di Poppy Z. Bright, che parla di un serial killer cannibale. Vale la pena già leggerlo proprio per questo, è della Independent Legion. Ho il cimitero dei vivi anche di della Bright e devo ancora leggerlo, ma da quello che ho sentito è molto bello, molto strano e non vedo l'ora di leggere questo e l'altro, infatti. E lo leggerò un giorno, la lista si allunga e il mio tempo non va avanti. Quindi adesso abbiamo anche Cadavere squisito nella lista dei libri da leggere. Prossimo. Ora mostro due libri, non per velocizzare, ma perché sono collegati e sono i primi due libri della trilogia di Five Nights at Freddy. Niente, devo dirvelo, io adoro questa saga per come è piena di indizi, una lore nascosta, un sacco di cose che vanno collegate, per quanto sia stato detto che non sono collegati ai giochi, in realtà sono collegati ai giochi. Quindi volevo leggerli e ho preso i primi due. Mi manca il terzo, che è Twisted One. Sì, e poi inizierò anche a leggere la serie di libricini con i racconti dentro, tutti quanti edizione Il Castoro. Grazie Il Castoro per la traduzione di questa serie che non mi aspettavo sarebbe uscita. Un pro di questa serie è che è collegata al gioco, ma non è un libro sul gioco. Questo per, anche perché c'è, cioè, fare un libro su te che guardi delle camere per cercare di evitare degli animatronics, che senso aveva? E sono proprio curioso anche di vedere come hanno creato una storia basandosi su quella base, quel mondo, e hanno creato delle storie staccate da tutto ciò che succede nei giochi, ma allo stesso tempo collegate a ciò che succede nei giochi. Ecco i primi due. Prenderò anche tutto il resto. Prossimo. Questo invece è più un libro di formazione, che è Il viaggio dell'eroe, la struttura del mito ad uso di scrittori di narrative e di cinema. Questo mi permette di conoscere meglio tutta la struttura del viaggio dell'eroe, i tropi, i miti, gli archetipi, tutte le cose che sono utili da osservare quando si va a leggere un fantasy, soprattutto, o comunque una storia che va a prendere un eroe e tutto il suo percorso, per capire quali sono i punti di forza, di debolezza, cosa c'è di più, cosa c'è di meno, quando leggo un libro. Questo l'ho gradito particolarmente, molti di questi mi sono stati regalati, l'ho gradito particolarmente proprio per il fatto che mi permette di poter parlare con voi meglio di queste cose e poter prendere da elementi scritti e cose che vengono insegnate, oltre che semplicemente come la penso, come l'ho vista, come l'ho percepita. Abbiamo un materiale in più che dovrò studiare. Yay! Ma ce l'abbiamo. Prossimo. Penultimo e molto utile, I luoghi di Lovecraft. Un libro che va a presentare tutti i luoghi indicati da Lovecraft nei suoi racconti, ma anche luoghi dove Lovecraft è stato, ha vissuto e conosce. È un modo per avere un compendium di tutti i posti che sono stati indicati, quali sono i collegamenti, che cosa c'è, cosa non c'è, quali sono i miti al suo interno, quali sono gli elementi del ciclo di Cthulhu e elementi anche di tutti quanti gli altri racconti che escono fuori dal ciclo. Questo mi è piaciuto particolarmente perché ho una guida turistica di tutti quanto il mondo di Lovecraft. Non è niente male. Scritto dentro bello, bello, scritto così, con varie caratteristiche, da la città senza nome, il primo da vedere, rovine, collina, cioè tutte quante le, come se fosse una guida turistica. Mi è piaciuta molto l'idea, mi è piaciuto il fatto che è pieno di illustrazioni e che fondamentalmente quando leggi tutto Lovecraft, questo te lo godi di più, perché quando lo leggi dici ah già è vero, è vero, e fa vedere anche come la gente si è divertita a sbizzarrirsi, a mettere qualcosa in più in tutto un universo già creato, mettendolo in una forma diversa, una guida turistica per i luoghi di Lovecraft. Mi è piaciuto. E ora l'ultimo. Questo è un libro, ma è un libro particolare. The Zombie. È un libro game. Ebbene sì, un enorme libro che però non dovrò leggere tutto, dovrò semplicemente scegliere io che storia fare. Un'altra delle caratteristiche belle di sto libro è che hai la possibilità di farti la scheda del personaggio
scegliendo anche che mestiere fai, le caratteristiche. È un libro game fatto bene, molto bello, in un'ambientazione zombie, che non guasta mai. Non vedo l'ora di giocarlo, finirlo e vedere se è rigiocabile anche. Non so se farò una recensione, magari sì, magari no, non lo so. Però voi state sempre collegati per scoprire quanto è bello sto libro game, The Zombies. E abbiamo finito. Ora un attimo metto via e ne parliamo. Ok, il Book Haul è finito per questo mese, grazie mille per averlo visto. Sono un sacco di libri che mi sono arrivati, sono contentissimo. Regali per questo mese, non ho speso quasi nulla e sono contento. Non ho speso nulla per libri questo mese, ce l'ho fatta. No, ho speso qualcosa. Comunque, grazie mille. Ci vediamo per la prossima recensione, i prossimi video, i prossimi Book Haul e spero vi siano piaciuti. Grazie mille di tutto, ci vediamo per la prossima settimana. Ciao! Hai presente che nella tua città ci sono geometrie impossibili, no? Angoli improbabili? Mi servirebbe una libreria in cui posso mettere tutta sta roba senza che mi occupi troppo spazio. Riesci a procurarmene una, te ne avanza una a casa, magari perché sto riempiendo tutto quanto e non ho più spazio per mettere altro. Per favore, grazie.